Prima di iniziare i prerequisiti del capitolo 10, voglio farvi vedere i tre skell che ho comprato. I due skell che ho comprato, Fragolino era già con noi. A lui, ovviamente, Fragolino è quello mio, è il più scarso perché, tipo, ho letto che tra praticamente quello che ti regalano all'inizio è il più scarso, cioè è una schifezza. Però è Fragolino, quindi io lo voglio comunque, ok? Non me ne frega niente. Poi ho comprato Mirtillo e glielo gliel'ho regalato a Elma. E poi c'è Bombolone, che gliel'ho regalato a Lin. Bombolone dovrebbe essere il più forte, tra l'altro, cioè quello che mi è costato di più. E l'ho chiamato Bombolone perché è enorme. E poi è di Lin che chiama fisso Bombolone e quell'altro. Quindi ci stava. E ovviamente li ho fatti gialli, blu e rosso. Poi ci sarà il probabilmente quarto. Adesso non so se comprarne un altro, perché non so neanche a cosa mi possa servire. Probabilmente mi servirà per da assegnare a qualcuno che assumo, non lo so. Fatemi vedere questi requisiti, voilà. 15% di Steel Volume è tosto perché sono a 5% io. Completa caccia all'uomo, l'ho vista. L'ho vista caccia all'uomo. Era la torre, mi sa, aspetta. Eccola qua, esattamente. Posso farla, vero? Sì. Subito, dammi qua. Vediamo se riusciamo a farla in tempo. Tempo un po' lo troviamo, dai. In other words, something dangerous? See? You're perfect for it. Now then, remember the night the ganglion hit us? Your Sì. team took on a pair of Xenos, real bad apples, a big old lug and Dov'è che one ci nasty mandava one. Noctilum, ho visto? Quindi non Doggone dovrebbe greedy essere così ganglion, is it? tanto difficile. Poi Listen, vabbè, I'm abbiamo gli beginning Skell to con noi, mistrust you. quindi Yep, that's facciamo un right. bel po'. We just got word they've been spotted skulking around Noctua. Could they be planning another attack? That or who knows what. Whatever they're up to, I can tell you, it ain't gonna be good for us. Muscle man, the No, world's anche most se, mustachioed cacchio, ray. è per il Lin Tangtu is 33. on the case. Right, those two are no pushovers. Cioè, a livello minimo era We fought them 33. once and we beat them once. We're the best choice Potrebbe of the essere three we tosta. saw. We'll leave immediately. Thanks, Colonel. Vai. Velocissimamente proprio. Cioè, voglio farla in 20 minuti. E quando dico così vuol dire che ci metto 6 ore. Allora, sì, il Noctilum è lì al coso dell'altra volta. Il, come si chiama? Qualcosa blu. Ah, ma adesso che abbiamo gli skell, vedi che non ci frega più nessuno. Andiamo a palla. A parte quello. Tutti e tre siamo con gli skell, quindi Smoking. Bad guys campfire. non perdiamo. Contro degli umani soprattutto. Cioè, Residual non heat spero. signatures Oddio. confirm it. This fire was active until just recently. It's Poi strange. comunque The fire is lo skell extinct di since we Lin saw è it. da modificare, perché gli mancano parecchie parti del corpo. Good thinking. All right, let's get this place to standard Perché perimeter non ho speed. i soldi. No, wait. Cioè, proprio I also finito. hear something. Someone's coming. Everyone, hide. Chi arriva? Come fai a nascondere gli skell? Looks like we're too late. Damn it. Those two could be anywhere. Come on. That guy's the size of a mech. There can't be that many places for him to hide. Whatever. We'd better report to the captain. Ma anche i nostri mech, come cacchio. Soldiers, step Wow, back. vi siete Deal nascosti with benissimo. it. Did you hear that? Cacchio. Guys the size of a Tazzo mech. non si I'm vede, looking for a pair. eh? Nessuno ti vede, è Well, tranquillo. Dagon and Reese. I mean, they're ganglion too, right? Maybe they deserted after bitter defeat, courtesy of Tatsu. Courtesy of who? Still, it does sound like they're after our targets. Non si Everything capisce we've se si heard muove a seems to line caso up. o hanno un senso i suoi movimenti. Maybe we should shake those two down for intel. See what they know. What do you think? Sono d'accordo. Right. We should be able to handle a couple of grunts easily No, enough. in realtà non ho Let's see what we capito. can find out. Ah, dobbiamo sconfiggere loro? Mic. Nei vestiti. E vabbè, guarda lì, li ho devastati. Cioè, non. Dai, ma va là. Oh, non è che arriva anche questo, eh? Non rompere. Statene buono, bravissimo. No, dove va? Dove vai? Vabbè, non gliene frega niente, lui passa. 44, forse si poteva combattere. Cioè, li ho Now devastati. then, who are you chasing and why? Ti piace vincere We'll facile? never talk. Tonci, You tonci, must tonci. go. Ecco. I don't think you understand. This isn't a request. You hear that?
Punto 49. Come fai a sapere qual è il punto 49? Dillo anche a me. Boh, andiamo al punto 49. Dove cacchio che sta? Ma laggiù. E vabbè, più lontano. Comunque, se sono tutti così, sti nemici qua si fanno in 3 secondi, eh. Cioè, davvero, non c'è nessun problema. Esce dentro una grotta, sono? Oh, salve. È quel robo enorme? Che è con noi? Cioè, con chi, chi sono questi che stiamo cercando? Cos'è sta roba? Chi sono sti due? Io non li ho mai visti. Come facevano loro a sapere che erano dei ganglion? E infatti... passeggiavamo. No, non gliene frega più niente di loro dietro. Ma vai tranquilla, abbiamo gli skell. Non abbiamo gli skell? Dove sono gli skell? C'abbiamo gli skell, c'abbiamo. Voglio che c'abbiamo gli skell. Quindi dicevate che facevate gli spavaldi, volevate distruggere la razza umana. Ah, ok. No, è che mi sono perso qualche passaggio più che altro della vostra vita. Dai, fuori, dai, via tutti. Guardate, 5, ne ho distrutti 6 in 5 minuti. Vabbè, cioè 5 minuti... Cacchio, 5 minuti ho fatto anche quell'altra? Quanto cacchio ci vuole? Oh mio Dio. Posso farla davvero in 20 minuti? Incredibile. Ma questo è un topo. Che figo che è. Che figo. È un topo. Cioè è un topo. Beh, che cacchio. Che roba è? Oh mio Dio, ma c'ha quella voce? C'ha quella voce da ragazzino. Beh, è piccolino. Oh mio Dio, preoccupati. No, è tranquilla. A parte che vi abbiamo salvato. Quindi di sicuro siamo più forti di loro. Non vi conviene fare niente. Non è che potete dire di no, ok? Sia che cerchiamo di salvarvi che non cerchiamo di salvarvi, voi dovete venire con noi. Punto. Cioè siamo... è una legge. È una legge. Ok, di sopravvivenza. È la prima che ci azzecca, mi sa. From nasty ganglion. È perché ti voglia mangiare in realtà. Non volevo dirlo. Ok. Abbiamo anche dei ganglion. Sì, comunque, quello che dicevo è che quando dei nemici che ti attaccano vengono sconfitti da altra gente, che siano nemici o amici, non si sa, te non trovi da dire con quelli nuovi, ok? Proprio zero, non devi farlo. Perché sai che di sicuro sono più forti di quelli vecchi. L'unica cosa che puoi fare, se ti dicono di seguirli, te devi seguirli, punto. Puoi provare a parlarci, a robe, quello che vuoi, ma devi fare quello che ti dico loro. Dove sono andati? All'impianto di produzione. Ma dove cacchio siete andati a finire? Tra l'altro mi sa che qua, nella zona industriale, c'era qualcosa. Mi avevate scritto, non so se era un commento, ma mi avete scritto di andare in un posto. In un posto che non mi ricordo quale, però. Porca vacca, era un posto... non mi ricordo. Se lo trovo, magari la prossima volta ve lo faccio vedere. Cioè, se ritrovo il commento, perché non mi ricordo dov'è sto posto. Ciao. Ok, ma non Nopon. Conigli giganti. È qualcosa che non so cos'è. Umana, elfa. Umana no. Senti che voce che... Ehi, hey, ciao. E poi è tipo... 26 metri. Sì, adesso con calma. Cioè non è che... non è che dobbiamo servire il tè. Se hanno bisogno di un aiuto è un conto. Non se hanno bisogno. Se hanno bisogno può essere anche... Ehi,
Guarda che qua non ci sono le forchette. No, quello te le prendi da solo. Ti alzi e te le prendi da solo, ok? Non me lo chiedi a me. Comunque, allora, no, mi stavo ricordando, è qua, da qualche parte. Che porca vacca, mi ha detto nella zona industriale. La zona industriale forse qua, all'Hangar Test Outfitter. Cioè, tipo nella cosa, non mi ricordo bene. Mi era stato detto che c'era un qualcosa da andare a vedere. Credo. Credo fosse qualcosa da andare a vedere. Dietro un hangar, forse dietro l'hangar. Non mi ricordo. Cos'è sta robina? Che cacchio è? Che cacchio è successo? Oh! Ma che cacchio è un'aragosta? Clop clop clop, senti il rumore dei passi e la morte che ti coglie di sorpresa? Sono i tuoi passi mentre sali sulla forca. Ah, grazie, è simpatica. Ogni passo ti avvicina alla tua fine. Che la fine abbia inizio. Buongiorno, buongiorno. Di che stai per riagganciare? Sai il gioco? È simpatica. Astice sanguinario. Un morto che è fuggito strisciando dalla più profonda e oscura fossa infernale. Oggi sarà il tuo angelo custode. Vedi quel pupazzo là davanti? Raccoglilo e lancialo il più lontano possibile. Che pupazzo? Se non lo fai, boom. Tutto vero, ascolta il suo cuore se non mi... In che senso? Ah no, ma non è il pupazzo... Cioè, questo è il pupazzo? Ci sta parlando qualcun altro? Lancia. Ma che cacchio? Sono l'astice sanguinario, sinistro mietitore di New Los Angeles, la tua vita mi appartiene. Umani Xino, non mi importa chi questo... Tarca corrotta e tutti i suoi passeggeri finiranno tra le fiamme e il dolore. Ma che cacchio di problemi c'è sta cosa? Oh mio Dio. Ho lasciato 100 di questi adorabili regalini sparsi per tutta la città. Solo tu lo sai, ma se lo dirai ad anima viva, boom. Cosa? Cosa? Che è successo? Recuperi i pupazzi di astici intorno al perimetro di Los Angeles 0 su 99. Ma che cacchio sono? Dei rubini piccoli così? Ho una mappa. Una cosa importante. Imposti che possono essere raggiunti solo con uno scale. Arca vacca. Quell'idiota del tuo comandante. No, ce l'ho lo scale. Oh mio Dio. Ma... Non era questo che mi volevate dire? O c'è qualcos'altro? Che cacchio, cosa ho trovato? Ho paura, davvero? Oh mio Dio. No, comunque devo andare a cercare il commento per vedere bene che cosa diceva. Non lo so se intendevi questo. Che cacchio è? Cioè, cosa ho trovato? Se intendevate qualcos'altro, magari c'è qualcos'altro. Magari non è questo il posto. Cioè, io sono andato a memoria. Però adesso c'è una bella missione da fare. Ovvero trovare quelle 99. 99! Ma io spero che non siano piccole così, perché sennò è impossibile. Cioè, non le puoi trovare 99. Sono troppe. E sono troppo piccole. No, in ogni caso, allora, abbiamo fatto già un prerequisito. Il che è ottimo. Perché così ce lo siamo scavati. E per la prossima volta sto cercando di capire. Adesso penserò se fare un possibile 15% di Elma e Lin. Che cacchio state correndo lì? Vabbè. Ah no, tra l'altro non me le ha segnate nella mappa. Ok, non ce le ho segnate. Comunque sto pensando se fare un possibile di 15% a Silvalum. Anche se la prossima volta faremo di sicuro il brevetto di volo, non il capitolo 10. Voglio fare quel brevetto di volo, lo voglio, mi serve. E solo dopo possiamo iniziare il capitolo 10. Ok, rieccoci tornati su Xenoblade. Cioè, io ogni volta... Cioè, questa sessione di registrazione per me sta durando da 3 giorni. Non l'ho ancora finita.
Ogni volta mi accorgo che manca un pezzo di coso. Manca un pezzo di video, poi perché se no è troppo corto diventa quando modifico i video. Siamo tornati su Xenoblade. Allora, un paio di cose intanto da dirvi. Ho esplorato Silvalum, mi sa che sono arrivato tipo, sono a 26%, cioè io sono andato a piazzare sonde ovunque. Le ho messe tutte, le ho messe tranne una che mi richiede il livello 5. Quindi ho messo sonde ovunque e sono andato a cercare il commento che mi diceva appunto di andare dietro il capannone e fare la missione delle astici sanguinari, quella roba lì, le aragoste rosse, ok? Quindi sì, era come dicevo, non sapevo che fosse lì, cioè mi ricordavo che mi avesse scritto qualcosa qualcuno. E infatti era questa la missione. Ovviamente non la penso di fare adesso, ma la farò con calma, forse verso la fine. Perché io adesso voglio fare il capitolo 10, dato che abbiamo fatto già i prerequisiti. È stato facile Silvalum, ve lo dico subito, non c'è stata. Con gli skell poi, va che è una meraviglia, te li fai tutti. Ah, lei cosa cucina adesso? Me lo chiedo anch'io. Cos'è qualcosa saltato in padella, vai. Succedere qualcosa? Comunque, ho esplorato Silvalum. Sì, Tatsu, sì. Ah, sì? Quell'espressione poi. Ma non gliene frega niente a nessuno. Nel forno. Sì, insistiamo tutti. Miele, immaginavo. Cos'è intelligente? Sì, comunque con l'esplorazione con lo skele è facilissima. Arrivate ovunque praticamente. Poi, cacchio, io non dovevo iniziare il capitolo 10, dovevo fare il volo, maledizione. Che stupido. Che stupido, devo fare il volo. Forse posso farlo comunque. Magari non è una cosa, una missione che mi richiede qualcosa di. Cioè, che mi preclude altre robe, non lo so, spero. E c'è sempre Wanda. Cos'è che se volevo dire? Che ho fatto qualcos'altro, ma non mi ricordo cosa. Ah, sì, cacchio, ho trovato un altro pezzo di centro vitale io. Cioè, era in giro la Silvalum mentre esploravo. Quindi penso che una missione si baserà su quello. Forse è questa. Dimmi. I know you're wondering. After the bogus Lifehold leak, we had the Pathfinders turned inside out. Sure enough, we found evidence that someone messed with Frontier Nav and planted that phony data. E io dicevo di Lao che aveva fatto qualcosa. That's right. Ah, no, se ne sono accorti adesso. This was an inside job. A buon'ora. One question, Commander. Like we don't have enough to worry about. Here I am, sending you all out right into that death trap. Damn it. Damn it! I don't know what else to say, except I'm sorry. Vabbè, se aveva fatto. Tatsu like Muscle Man better when he angry and yelling. Zip it, piace più quando è rosso come Peperone. Tatsu has a point though. It's not like you to dwell on mistakes. Especially when they weren't your mistakes to begin with. Wouldn't you agree? Esatto. Assolvi il comandante ad ogni corso. Sì. Dov'è il tab? Ho perso il coso, aiuto! No buts about it, sir. And no more apologies, okay? We survived after all. Now let's see that surly taskmaster we all know and love. Ci siamo sopravvissuti, ma porca vacca. Un'ora e tre quarti di battaglia. Fai te. Oh. Time is over.
Dai. I've got your next assignment. We need you to head out and fix a key data probe that's on the fritz. Riparare una sonda dati vitale. We'll get you the coordinates. Io ho trovato un pezzo di coso, cioè quello là è un pezzo di centro vitale. Repair missions are my specialty. That's why we picked you. No, è perché ci siamo solo noi forse che le accettiamo queste missioni. E i Ganglion forse dovrebbero un po' passare la cresta, dato che sì, vabbè, appunto ci sono i Vrotian anche contro. Cioè hanno i Vrotian contro, hanno noi contro. È meglio se un po' si calmano, eh. As you might have guessed, the idea of a big old ganglion base here on Mira is not exactly thrilling. Agreed. And with Lau sidelined, we're gonna have to pick up the slack. Ma anche con Lau dentro i giochi non è. Non è molto sicura la roba. Va bene, però. Scusa, la sonda. La sonda è. Io le ho installate già tutte. 9%, niente, vabbè, ogni volta 5%, stavolta perso. Per me ce l'hanno loro. Di sicuro ce l'hanno su Kaldros. Cioè su Kaldros c'è per forza il nucleo. E lui, cioè l'ultima, cacchio, vuoi non metterlo lì?